ragazzi, bentornati al canale. Oggi facciamo un bel full day of eating. Vi faccio vedere tutto quello che mangio dalla mattina alla sera. Attualmente sto provando a colpire 2300 calorie perché facevo un piccolo mini cut prima di Natale. Quindi let's get it started. Lasciateci un like chiaramente se vi piace. Primo pasto, solita avena proteica. Let's get it. È venuta un pochino liquida, ma vabbè, potevo lasciarla dentro un pochino di più. Comunque questa, metto calorie e macronutrienti sullo schermo in questo momento, ed è un pasto secondo me ottimo, proteico e carboidrati per prima dell'allenamento o dopo l'allenamento o quando volete, come colazione mattutina o snack. Ci ho aggiunto anche una banana per un po' di micronutrienti e carbo in più. It's good, it's very good. Ragazzi, è un full day of eating, quindi oggi faccio un voice over rapido. Voglio parlarvi di due cose. La prima è la scelta degli esercizi. Come vedete qua, sto facendo un bent over dumbbell row e questo praticamente è il secondo movimento della mia giornata upper attuale. Il primo ovviamente è panca e poi faccio appunto muscolo antagonista che è la schiena, e ho scelto di fare questo movimento qua. Per quale motivo? Perché anche se magari non sembra proprio perfetto, e anche io rivedendo adesso l'esecuzione dico potrei tirare un po' di più con la schiena, un po' di meno con le braccia, lo sento benissimo nel latissimus dorsi. Quindi so che effettivamente, dato che mi viene un pump, dato che lo sento bene, so che sto ponendo la tensione sul muscolo giusto. Quindi la prima cosa è la scelta degli esercizi. Ogni mesociclo dobbiamo spingerci a cercare, selezionare degli esercizi non che ci dicono gli altri, ma che noi quando andiamo ad eseguire sentiamo bene che lavorano il target muscle. Quella è la prima cosa. La seconda cosa è la prossimità al cedimento, che avendo visto altri video è importantissimo spingerci molto molto vicino al cedimento, soprattutto sui movimenti di isolamento, ok? Come ad esempio appunto i curl che vedete qua con i manubri. Cosa vuol dire la prossimità al cedimento? Vuol dire che se qualcuno viene da voi e vi mette una pistola alla testa e vi dice continua fin quando arrivi al cedimento, veramente arrivi fino a quando appunto sei al punto per cedere. Troppa gente si ferma troppo presto quando inizia ad avere dolore, invece lì è quando devi comunque continuare a spingere. Quindi pensate a questo: se arriva qualcuno e o vi mette la pistola alla testa o vi dice per 1000 euro per ogni ripetizione ti do 1000 euro in più, quello è lì che arrivi veramente al cedimento. Quindi sì, provateci, e se vi piacciono questi consigli lasciateci un bel like. Continuiamo col video. Oh, ragazzi, ho appena finito l'allenamento. Devo dire che è stato bello lungo, ma sono molto felice. Ho fatto più di 100 kg sulla panca per 4 ripetizioni per 3 serie, quindi sono felicissimo. Voglio rispondere ad una domanda che ricevo spesso, che è: ma quanto dovrebbe durare l'allenamento? È vero che se dura più di 60 minuti praticamente è inutile, non faccio niente? E la risposta giusta è: dipende da quanto volume dovete fare in quella seduta, ok? Quindi se fate un full body o un upper body, quindi dovete colpire molti dei gruppi muscolari, chiaramente sarete in palestra più a lungo, anche almeno un'oretta, anche un'oretta e mezza, anche due ore. Infatti alcuni dei miei clienti che stanno facendo full body lo sanno benissimo, stanno in palestra due ore, e non è che è eccessivo, è necessario se vogliamo colpire con un sufficiente adeguato volume ogni gruppo muscolare. Invece se avete una frequenza più alta e quindi potete fare ad esempio push pull legs 6 volte a settimana, chiaramente lì ogni seduta può essere di 60 minuti massimo, anche 45-50 minuti. E io lo noto che adesso che mi alleno 3-4 volte, questo è il sacrificio che bisogna fare. Quando ci vai è molto più lunga la seduta, però sono felicissimo. L'importante ovviamente è che non diventa troppo eccessiva, che poi se vi annoiate e vi stancate, questa è la cosa importante. Comunque sono le 4:20,
Sono le 4:20 e volevo andare a casa a mangiare qualche cosa che mi cucinavo io, però mia sorella mi ha scritto che mi voleva andare praticamente a mangiare a Auchan, quindi andiamo a Auchan, non so se mi faccio il kebab oppure il thai, però qui vi faccio vedere come stimo le calorie. Quindi andiamo con mia sorella. Ragazzi, abbiamo deciso di andare a Orient X, quindi kebab sia. Sì. Ragazzi, allora abbiamo deciso, anzi mia sorella di chiudere il kebab, io sempre prendo il kebab, però dato che facciamo il full day eating devo mostrarvi quello che prendo. Ho preso un chicken kebab col doppio di carne, io quando prendo il kebab chiedo sempre il doppio di carne così che abbiamo un pochino più di proteine e lascio la stima di macronutrienti, calorie adesso sullo schermo, saranno più o meno 35-40 grammi di carico, anche se ho solo messo insalata con l'uovo tirato via che saranno 30-35. Proteine quante saranno? Almeno 150 grammi di pollo, forse anche 200, quindi io direi 50-55 grammi di proteine e poi per i grassi facciamo un po' una stima, anche se non ho aggiunto salse né niente, faccio sempre una stima di olio che hanno usato per cucinare, quindi magari un 10-15 grammi come minimo di grassi. E questa è la stima che metto qua sullo schermo, assaggiamo. Ragazzi, piccolo dolce post pranzo, post kebab, mi sono fatto qua un tè, che è uno di questi tè buonissimi che ha comprato mia madre, che sono, è un tè praticamente alla cannella e alla rosa, veramente buoni ragazzi, vi consiglio un sacco le bevande zero calorie, tipo i tè o i caffè o appunto queste cose qua, che sono ottime anche quando state in definizione per darvi un po' un senso di sazietà, ecco, senza calorie. Quindi questo è il tè, poi fate total 0%, dato che questo non ha un sapore, invece di mangiarlo così che è un po' una schifezza, un po' troppo aspro, ci aggiungo alcuni di questi, diciamo, faremo un cucchiaio di questi vermicelli di cioccolato e ci aggiungo anche su un kiwi che mi dà tutta la vitamina C, semplicemente con un kiwi per la giornata. Quindi vi faccio vedere cosa esce. E voilà, il pasto è servito. Metto macronutrienti e calorie in questo momento sullo schermo. Guardate che bomba. Ragazzi, è giunta l'ora della cena e io ho ancora tipo 1000 calorie da colpire e quindi mi faccio del riso e del tonno. Sì, lo so, molti di voi diranno: ah, ma questo riso non è riso, è pieno di roba. Ma sapete cosa, ragazzi? È più rapido, ci metto 2 minuti invece di cuocere per mezz'ora. Con questo è solo 2 minuti. E se lo prendo tutto dovrebbe essere intorno alle 400 calorie e ci aggiungo un pochino di filetto di tonno, non in scatola ma in vetro. Ragazzi, se riuscite, quello in vetro secondo me è molto più buono e di più alta qualità, altrimenti quello in scatola, questo è conservato in olio d'oliva, se trovate anche quello in acqua oppure con grasso ridotto può veramente aiutare. In questo caso io cosa faccio quando prendo l'olio d'oliva? Mi assicuro che lo sgocciolo veramente tanto, quindi sarà questo il mio pasto principale e in più per un po' di verdure ci aggiungo la solita amata iceberg. Ed eccoci, voilà, il pasto è servito. Per alcuni potrebbe sembrare un po' così così, ma vi prometto che questo riz complet alla mediterranea, quindi c'ha già tipo peperoni e altro, un po' al pomodoro, è veramente una bomba, e col tonno ancora meglio. E ovviamente non poteva mancare l'iceberg. Per chi mi chiede se traccio l'iceberg, la verdura la traccio tutta, ma a poche calorie, ok? Quindi anche l'iceberg, ad esempio, la traccio, ma potrei anche farne a meno. Ok, ragazzi, e mentre mi mangio qui la mia cena, un pochino triste, ma si fa quello che si deve fare, voglio appunto parlare, scusate, mi era arrivato appunto un cliente che mi ha chiesto: ma come faccio, vado a casa, come faccio a dire ai miei che sono a dieta quando sto con gli zii, con le cose? E ragazzi, effettivamente è difficile, ok? Però quando gli fate capire che è il vostro stile di vita, giusto? E voi in primis dovete imporvelo, va bene? Perché dovrebbe essere una cosa che vi piace fare. Chiaramente all'inizio dovete fare un pochino di sacrifici. Mi ricordo benissimo le prime volte che andavo fuori con gli amici, andavo fuori con la famiglia, e certo, loro non sanno che voi fate la dieta, appena gli dite no, non posso mangiare, devo stare più attento, magari fanno quelle due battutine, cose varie, è normale, ma in realtà sono loro che si stanno
sono loro che vorrebbero avere la forza di volontà per fare quello che avete deciso di fare voi, ok? Quindi non vi preoccupate, non ci pensate, secondo me, se voi capite che è il vostro stile di vita, andate per la vostra strada, fategli capire che, certo, potete programmare tutta la dieta, magari appunto state un po' più attenti, fate il digiuno intermittente, a pranzo mangiate un'insalata al pollo, così avete un sacco di calorie per la cena, per esempio, però dovete sempre in primis essere voi che dite no, questi sono i miei limiti, questo sono le boundaries che mi impongo, voglio mangiare in questo modo e basta, e lo devono accettare. Chi non accetta, ragazzi, non capisce, non dovete nemmeno provare a far capire, ok? Dovete fare voi le vostre scelte e andare per la vostra strada. Quindi sì, magari qualcun altro potrebbe dire questo è triste, ma se i miei amici mi vedessero mangiare questo, ormai si sono abituati, sanno che è così ormai. Io gli dico che non è una cosa che mi pesa e non glielo faccio pesare a loro e stiamo benissimo. Comunque, io pappo, che c'ho fame, vediamo un po' com'è. Buonissima. Che bomba. Vediamo dopo. Ragazzi, come vedete è oltre mezzanotte, abbiamo fatto un po' tardi oggi e io sono arrivato a 1995 calorie con un totale di 54 grammi di grassi, 2,25 carbo e 150 proteine. Quindi posso ancora prendere un pochino di grassi e di carbo e ancora 300 calorie. E ho deciso che, dato che si avvicina il Natale e, come ripeto sempre, la cosa più fondamentale della dieta è che sia sostenibile a lungo termine, mi permetto sempre un 10-20% di calorie, quindi in questo caso su 2003 tra le 300 e le 400 calorie che possono essere un pochino più sporche. Quindi comfort food è così per me, perché è così che la dieta è sostenibile a lungo termine, che è la cosa fondamentale per vedere i risultati. Dovete seguire una dieta che vi piace, ve lo prometto, così sarà tutto molto più facile. Quindi mi faccio solita mela per un po' più di micronutrienti e carboidrati. Poi gli amici mi hanno portato questi cioccolati di Babbo Natale, che sono cioccolati, devono essere buonissimi, praline con... boh, c'hanno tutte robe diverse, vediamo un po', e per ogni cioccolatino dovrebbero essere 80 calorie. Quindi io mi scelgo sicuramente un Babbo Natale e poi magari il gufo, che dovrebbe essere 160 calorie più le calorie della mela, e finisco qua la giornata. E quindi mentre mi mangio questa mela, che bomba, mi piacciono un sacco le mele. Finisco qua questo food meeting, vi voglio ringraziare a tutti per la visualizzazione. Questo è un esempio di dieta flessibile, che mangiate rispettando i macro, rispettando le calorie, ma mangiate cibi che vi piacciono e che comunque vi portano i risultati e vi rendono la dieta molto più facile da seguire e molto più sostenibile. In questo modo, per me, con questa frequenza di passi, grandezza di passi e combinazione di cibi, facilissimo stare a 2300 calorie, che comunque è basso per me. Ricordo che il mio mantenimento sarà sui 2006-2007, massa sulle 3000, quindi 2006 sono abbastanza basse, niente di greve, però fattibile. Di solito, appunto, se non lo programmo bene, con 2003 mi viene fame. Questo è tutto per oggi, per favore lasciatemi un bel like, ci mettete 2 secondi se vi è piaciuto questo video, veramente apprezzo un sacco, lasciatemi un commento, fatemi sapere cosa volete come prossimo video e noi ci vediamo nel prossimo, ciao!